Per la terza volta su quattro incontri disputati nella stagione, Roma e Juventus hanno concluso in parità, ma questa volta il pareggio giova alla formazione romana, che si qualifica per la finale della Coppa Italia, nella quale sabato e poi mercoledì incontrerà in un doppio incontro il Torino. La partita di ieri sera davanti a un pubblico di oltre 70.000 spettatori con un incasso di 450 milioni è stata anche abbastanza divertente. La Juventus ha colpito un palo nei primi minuti con Bettega, poi si è resa pericolosa con Cabrini e addirittura nel corso del secondo tempo è passata in vantaggio. Alla Roma bastava un pareggio, il pareggio poi è venuto con un calcio di rigore, come vedremo più avanti. L'incontro si diceva abbastanza equilibrato, risolto da due reti, una realizzata da Cabrini. Ecco intanto un palo colpito da Faccini all'inizio della ripresa, Faccini che aveva sostituito Pruzzo infortunato, poi un errore di Di Bartolomei che è il prologo quasi al gol dall'altra parte realizzato da Cabrini su cross di Marocchino. Il gol del vantaggio della Juventus subito dopo pareggiato da questo calcio di rigore concesso da Redini per l'atterramento di Maggiora, pareggia Di Bartolomei 1-1, poi la Juventus si rende ancora pericolosa ed è questa l'ultima emozione con grande parata di Tancredi, ma l'incontro finisce 1-1 e qualifica la Roma.